Prosegue la campagna elettorale di Pino Catizzone, osservata da vicino anche dai massimi vertici del Partito Democratico. Era presente infatti anche Massimo D'Alema al vertice organizzato dal Partito Democratico di Nichelino, un incontro a cui hanno partecipato tra gli altri anche Sergio Cofferati e Roberto Placido. Sì, una bella mozione, molto partecipata. Noi ringraziamo tutte le persone che erano presenti, teatro strapieno, un sabato pomeriggio, quindi un segno che la gente ci vuole bene, segno che da qui si può partire per vincere e per tornare a governare il paese intero. Guardi, innanzitutto io penso che il nostro ruolo è parlare dell'Europa, perché non lo fa nessuno, e cercare di svolgere una vera campagna elettorale europea in grado di rilanciare anche il ruolo del nostro paese nel processo dell'unità europea. E poi certo, naturalmente le elezioni europee si intrecciano le elezioni amministrative che, come ovvio, appassionano molto di più, e con la vicenda politica italiana, nella quale secondo me lentamente si affaccia la necessità che torni in campo una possibilità alternativa. Io credo che questa campagna elettorale, Berlusconi ci è entrato all'apice della sua autoglorificazione, ma come insegna la storia d'Italia, il momento più alto della glorificazione coincide con l'inizio della caduta. E secondo me questa campagna elettorale loro non sfonderanno e si troveranno di fronte a un'opposizione più robusta di quello che possono pensare. Più a sinistra o più al centro? Ma se questa è una domanda inutilmente insidiosa, perché noi siamo un grande partito di centrosinistra e siccome abbiamo l'obiettivo di costruire un centrosinistra maggioritario nel paese, dobbiamo sapere guardare in tutte le direzioni. Una campagna elettorale tradizionale, nei mercati, nel centro d'incontro, fra i cittadini, nelle piazze, nei teatri, c'è poi chi va nei salotti, nei grandi alberghi, noi faticosamente andiamo in mezzo alle persone.